Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi parliamo, o meno incominciamo a parlare perché vorrei approfondire l'argomento di profumi arabi, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, ovviamente. Oggi parlerò di un profumo di Lattafa. Lattafa è un brand di cui si parla tantissimo sui social ultimamente, soprattutto TikTok, però in generale se ne parla tanto. Sono profumi appunto arabi, con delle boccette anche molto belle, devo dire, a livello estetico molto curate, qu quasi tutte, poi non sono tutte uguali, però a livello estetico mi piacciono molto le confezioni così un po' opulente, che presenta dei prezzi decisamente bassi, quindi li possiamo mettere nella categoria dei low cost e quindi è per questo che se ne parla molto, secondo me. Oltre al fatto che c'è stata, penso, una spinta a livello di marketing, di influencer marketing molto forte, quindi penso che c'entri anche quello. Però devo dire che voglio approfondire anche con voi di YouTube, che secondo me avete un attimino un gusto un pochettino più affinato, questo argomento, perché comunque ci sono molti profumi validi all'interno di questa macro categoria dei profumi arabi medio low cost. Ci sono vari marchi di cui si parla molto, io ho parecchi Lattafa, quindi magari poi vi farò un video in cui ve li faccio vedere tutti e vi faccio un po' un resoconto delle differenti performance che hanno. In questo caso, in questo video, ve ne parlo solamente di uno che è, ve lo dico già, di tutti quelli che ho, quello con la performance migliore in assoluto, che è Honor and Glory. La boccetta, per esempio, questa è bellissima, pesantissima, cioè dà proprio un sensore di un sensore, un sentore di lusso. Honor and Glory della collezione, non si leggerà mai, Badealud. Questa è la collezione. E questo è il nome di questo profumo. Ce ne sono altri in cui il pack è di un altro colore, per esempio rosso, nero, viola, che hanno un altro nome. Questo quindi è Honor and Glory. Molto bella, dicevo, la boccetta. Questo sembra un profumo da 300 euro. Ma non solo l'estetica, ma proprio il feeling. Quindi questa è una cosa che apprezzo. Non tutte le confezioni di Lattafa sono così. Queste di questa serie sì, quindi io lo apprezzo. Come vi dicevo, secondo me il successo è anche dovuto al fatto che molte fragranze sono valide, molte sono dupe di fragranze più care, questo va detto. Non tutte però, ce ne sono una serie, quantomeno simili a fragranze di nicchia più costose. In questo caso, a me non viene in mente un profumo equiparabile. Il più vicino che ci posso associare, anche se è un po' una bestemmia quello che sto per dire, è Sunshine Woman di Amouage, che è uno dei miei profumi preferiti della storia, che io ogni estate indosso. Quindi appena ho sentito questo mi è piaciuto subito, perché me l'ha un po' ricordato, anche se le note sono diverse, però il mood, il tipo di feeling è simile. Poi adesso andremo ad analizzarlo meglio nel dettaglio, però tanto per chiarirci, è un profumo con una nota molto intensa di frutta, in questo caso ananas, ma poi tante altre cose. L'ananas si percepisce tantissimo, ma poi c'è tanta altra roba. Ci sono dei sentori molto più scuri, legnosi. A me sembra di sentirci del tabacco, tante spezie. È un profumo molto orientale. Molto orientale proprio come sentimento che evoca, ecco, accompagnato però da questa dose di frutta intensa. Questo tipo di sensazione, appunto, è lo stesso che mi aveva colpito all'inizio in Sunshine Woman. Ovviamente, qui il sentore, le note sono molto più chimiche rispetto al Sunshine Woman e anche, vorrei ben dire, nel senso con il prezzo un attimino diverso, quindi ci sta anche, però ha lo stesso tipo di anima, quindi tanta sentore fruttato, anche se in realtà poi dentro Sunshine Woman non è che ci sia tutta questa frutta, però un richiamo fruttato c'è. Qua invece c'è proprio tanto ananas, accompagnato da tante spezie calde, legni, un sentore un po' più tabaccoso, un po' più scuro, che lo rendono proprio
perfetto per incarnare l'anima dei profumi arabi. Perché vi voglio parlare di questo da solo? Perché questo profumo, rispetto a tutti gli altri di Lattafa che ho, adesso quindi parliamo solo del brand Lattafa, non in generale degli arabi, proprio del brand Lattafa, ha una performance esagerata. Gli altri hanno tutte performance variabili. Ce ne sono alcuni che durano abbastanza poco, alcuni che hanno una buona durata, fanno una mezza giornata. Questo profumo qua è intoglibile. Quindi, se vi piace, per toglierlo dai vestiti dovete lavarli. Perché io, allora, vi racconto questo aneddoto. A me questo profumo piace molto, e mi è piaciuto subito da appena l'ho sentito. Perché mi ha riportato appunto quelle vibes da Sunshine Woman, quindi ah, buonissimo, mi piace, adoro. L'ho spruzzato per andare al lavoro, anche in maniera abbastanza generosa, perché comunque c'è un profumo low cost, ho detto voglio che mi duri. Cosa è successo? Che l'ho spruzzato anche sulla divisa del lavoro. L'odore di questo profumo è rimasto sulla divisa per 3 giorni. Non andava più via, quindi ho dovuto cambiare il sopra della divisa, lavarlo e metterne un altro perché continuavo a sentire questo odore qui. E voi direte: è una cosa, wow, una cosa meravigliosa! Sì, sicuramente è un grandissimo pregio di questo profumo ed è per questo che ve ne sto parlando. Ma personalmente io non amo moltissimo questa cosa perché a me piace indossare un profumo diverso ogni giorno. Quindi non mi piace dover rimettere la maglia del giorno precedente e sentire tanto ancora il profumo che avevo il giorno prima. Quindi tenete a mente questa cosa se comprate questo profumo, che dura tantissimo sui vestiti, ma anche sulla pelle. Sulla pelle le 24 ore le fa proprio sereno, proprio sereno. Sui vestiti è intoglibile. Quindi questo è un pregio barra difetto, seconda di come lo vivete, di questo profumo. Per quello che costa. Se vi piacciono le note, adesso ve lo descrivo un po' meglio, se vi piacciono le note potete comprarlo a scatola chiusa, secondo me, perché ha una performance esagerata per quello che costa. Adesso vi descrivo appunto meglio le note. Come indicazione, se volete fare un blind buy, appunto, perché io non ho trovato nessuno che tenga questi profumi Lattafa dove poterli andare a sentire, almeno nella mia zona dell'Emilia. Poi magari fatemi sapere se siete dell'Emilia Romagna, cioè non della Romagna, dell'Emilia magari, se qualcuno ha fisicamente il Lattafa per sentirli, perché non conosco nessuna profumeria che ce l'abbia. Comunque se volete appunto tentare il blind buy, visto che non costa tanto, se vi piace molto Sunshine Woman, 99 su 100 vi piacerà anche questo, perché l'impatto è quello. Quindi ora lo spruzzerò anche adesso con parsimonia, perché se no me lo ritrovo addosso e poi non me lo cavo più. In testa avete anche qualche agrume, probabilmente, ma quello svanisce abbastanza velocemente. Questa botta di ananas. Sa tanto di ananas e rimane il sentore di ananas. Non è che va, non va a sparire nelle ore, rimane. Attorniato da spezie, tante spezie. È proprio arabo dentro questo profumo qua. Tante spezie, non è dolce, non è un profumo particolarmente dolce. Qualche vago sentore un po' più morbido c'è, abbastanza morbido. Ovviamente questo rispetto al Sunshine è un po' meno morbido perché le note sono più chimiche, però ha una sua morbidezza, un suo calore, è un profumo avvolgente, ma non è particolarmente dolce, quindi questo tenetelo a mente se non potete rinunciare, diciamo, a un fondo dolce nei profumi, perché non è particolarmente dolce. Però è caldo. Caldo, avvolgente, un po', sì, un po', no, fumoso no, però io ci sento un po' di tabacco. Un pochino di tabacco, un po' di cuoio, un po' di legno, sandalo, tutte quelle cose che vi fanno pensare al colore. Adesso dirò una cosa: tutte quelle cose che vi fanno pensare al color marrone, ma marrone cuoio, quel colore lì. Quindi tutte le note che vi fanno venire in mente quel tipo di colore, quindi un marrone caldo, che si avvicina al colore della sabbia del deserto, il colore della cannella.
c'è anche quella probabilmente. Il colore del legno di sandalo piuttosto che della foglia del tabacco. Tutte quelle cose lì ci sono qui dentro. Oltre a tante spezie, ma c'è questa parte di ananas che mantiene tutto più fresco. Quindi, anche se l'anima di questo profumo è più calda, orientale, volendo potrebbe essere più oscura e quindi meno adatta all'estate, questa botta gigante di ananas che c'è e permane è come se lo sgrassasse e lo rendesse più adatto al caldo. Quindi questo è un profumo adattissimo all'estate, che però volendo si può portare anche fuori dall'estate, ma è proprio molto bello il bilanciamento. Mi piace molto il fatto che tutta questa parte così calda, speziata, legnosa, sia rinfrescata dall'ananas, che è anche un po' più acidulo, un po' più pungente, quindi mantiene l'equilibrio del profumo e lo mantiene a lungo. Nelle ore si sente comunque l'ananas, però prende sempre di più quel versante orientale, quindi diventa più un po' più terroso, ambrato caldo, legnosino, prende più quella sfumatura lì, rimanendo però un po' fruttato, perché l'ananas non va mai via del tutto. E questa secondo me è una cosa buona, perché lo rende un profumo più adatto all'estate. O se non altro al caldo, quando c'è un po' più caldo. Quindi mi piace veramente tanto, anche dentro qualcosa, ma forse non è una nota, forse è dovuto all'accordo delle note che ci sono all'interno, qualcosa di sembra quasi verde nel cuore, sembra quasi un po' amarognolo, ma non in maniera fastidiosa, ed è una sensazione che sento adesso, ma avendolo indossato, dopo non c'è più. Però all'inizio è come se questa unione di frutto e parte speziata, legnosa, calda, questa cosa si stesse assestando. Nell'assestarsi, nel mezzo c'è questa parte che sembra quasi un po' più di foglia, un po' più verde amarognola, ma poi va via. Sì, veramente buono, non so che dirvi. Se dovete iniziare, non avete neanche un Lattafa, visto che se ne sta parlando, lo volete provare, per me questo qua potrebbe essere il primo acquisto. Nel senso che la performance, se vi piace, è estrema. Quindi, ovviamente, appunto, dovete beccare il gusto, nel senso che è abbastanza particolare. La cosa che vi posso suggerire di più, appunto, è sentire Sunshine Woman. Anche se non sono uguali, le vibes sono quelle, quindi un frutto un po' più acidulo, tante spezie, parte molto calda, non particolarmente dolce. Secondo me sta bene su maschi e femmine, infatti questo non è genderless, secondo me. Non pensatelo, adesso vi ho detto quella cosa dell'assestamento, non pensatelo un profumo amaro, non lo è, è un fruttato orientale, fruttato molto caldo. Probabilmente nel fondo un addolcimento di qualche tipo c'è, però ecco, non voglio essere fuorviante, non è un profumo dolce, è un fruttato caldo orientale. Fatemi sapere se l'avete provato, se vi interessano i profumi Lattafa, vi farò altri video perché ne ho altri. Ora non ho ben deciso se fare un video unico in cui ve li mostro tutti, vi faccio la differenza di performance, o se separare le linee. Perché, per esempio, ho i tre Yara, che sono tra i più famosi del brand. Yara è uno dei profumi iconici di cui hanno fatto poi i due flanker. Volevo fare magari un video solo sugli Yara per farvi vedere le differenze tra i tre, e poi magari fare un video riepilogativo generale, fare un video anche su questa serie qua di Badealud, perché sono tutti molto buoni, questi di questa serie qua. Quindi fatemi sapere. Bacioni!